La questione posta non è l'unica forma di inquinamento massivo dell'acqua che troviamo nei nostri territori. Altri problemi sono limitati, come quello della Gonna, che sta tutta distanza, pazzesca, che sta sopra alle note di Agnello, sopra il bacino di Agnello, un bacino che potrebbe dare acqua potabile a mezzo vento, un bacino che dovrebbe essere usato in un ultimo ambito naturale. E con questo bacino è il pericolo, sono state molto impreparate che viene una parte della distanza della mia Gonna. E noi ci domandiamo perché invece di utilizzare questi bacini per dare acqua sicura a tutti quanti gli abitanti, agli agricoltori, a coloro che lavorano la terra, a coloro che portano con una rotina della terra, con il terreno, eccetera, eccetera, perché invece di mettere in sicurezza la nostra acqua, i politici continuano sempre a limitare, continuano a limitare dietro a tutto quello. E allora come stiamo facendo oggi con i coraggi delle donne, con i coraggi dei comitati, con i coraggi di gente semplice che si mette in gioco per dire ora basta, ora decidiamo noi, vogliamo poter dire la nostra, ma vogliamo poter dire alcune cose molto semplici. La prima, che è l'impegno della sottoscritta che ti ha fatto decidere, e poi la pubblicità perché ti hai cuidato di non pagare. La seconda cosa, i nostri clienti vanno messi in sicurezza, che bisogna trovare nuove forme di avanzamento idrico per noi, per i nostri figli, per l'agricoltura. La terza, che le analisi per tutte quante noi vanno pagate da chi ha sbagliato. La quarta, che ora decidiamo noi, siamo tanti, siamo belli, siamo curiosi, noi siamo futuro, non siamo morte. Avanti, che bella giornata oggi! Thank you.